Sì, c'è stata l'attesa per tutti, anche per noi, però adesso siamo al momento, sì, un momento migliore, forse dopo il campionato siamo in forma, abbiamo riposato un po' dopo il campionato e adesso c'è tanta voglia di far bene, di far vedere il nostro gioco, di fare qualcosa di spettacolare anche. Anche in Champions, nei quarti, così siamo carichi e siamo prontissimi. Marta, in una partita che scrive la storia dell'Atalanta, scrive anche la storia di tanti voi giocatori. Sì, non è solo per l'Atalanta, è per tanti giocatori, forse la partita adesso per la città, per la provincia, per forse tutta Italia, ma anche per noi stessi, un traguardo, forse un sogno per noi di giocare un quarto di finale contro una squadra come Paris. È un'opportunità unica e per quel motivo non vediamo l'ora di giocare domani sera. Sì, c'è tanta voglia e anche un po' di fiducia di giocare questa partita. Certo, il Paris Saint-Germain è la squadra delle stelle, insomma, è inutile fare l'elenco dei giocatori che schiererà in campo la formazione francese, però l'Atalanta, se è arrivata ai quarti di finale, un motivo c'è, lo merita. Sì, di arrivare qua è il merito nostro, abbiamo fatto qualcosa bene, buono, però Parigi come squadra, come esperienza, con i giocatori hanno dei valori, però noi siamo una squadra che ha sorpreso tante volte adesso, in campionato ma anche in Champions. E noi vogliamo ripetere questa sorpresa e secondo me, quando Atalanta è in giornata e giochiamo come squadra, siamo in grado di battere chiunque.